nei sedicesimi di finale della Coppa Italia Lega Pro, il Südtirol sfida il Venezia di Filippo Inzaghi, ex bomber di Juventus e Milan, nonché campione del mondo a Germania 2006 con l'Italia di Lippi, contro i lagunari mister Viali da spazio e calciatori ultimamente meno utilizzati. Avvio di match di marca ospite con la squadra di Inzaghi che opera il primo a fondo al quarto, quando Edra si accentra dalla destra e poi esplode un diagonale mancino che Fortunato smanaccia in angolo. Venezia pericoloso anche poco dopo su angolo di Acquadro, col pallone che perviene a Tortori, sulla cui girata Fortunato si fa trovare pronto la respinta. Al terzo tentativo il Venezia però fa centro, segnatamente al decimo quando Acquadro salta netto Packer e poi crossa forte e teso nell'area piccola, trovando la deviazione di Malomo per l'1-0 ospite. Al quattordicesimo si vede anche il Südtirol, con un duetto fra Cia e Packer, e con quest'ultimo che tiene vivo il pallone in area restituendolo al numero 7 biancorosso, il cui tiro a botta sicura viene deviato provvidenzialmente sul fondo da Soligo. Al 26esimo Pellicanò si incunea abilmente in area per poi calciare un diagonale potente che sbatte sullo stinco di Brugger e si insacca alle spalle di Fortunato per il 2-0 dei lagunari. La squadra di Viali non vuole fare la comparsa e al 29esimo Ciurria si accentra dalla destra e calcia di poco alto sopra la traversa. 5 minuti più tardi Packer entra di slancio in area ospite per poi scodellare un pallone sul secondo palo, per il sinistro al volo di Cia che si perde a lato. Sul finire di tempo Venezia vicino al terzo gol con lancio profondo di Malomo per Moreo, che fa scorrere il pallone e poi scaglia un gran sinistro che scheggia la traversa. Squadra a riposo, con gli ospiti avanti per 2-0. Nella ripresa Venezia cala il tris al 27esimo con bello spunto personale di Acquadro, che poi serve sotto porta a Moreo, il cui primo tiro viene ribattuto mentre il secondo si insacca fra le gambe di Fortunato, per il 3-0 degli ospiti. Al 39esimo su svarione difensivo di Brugger, il trentino Ferrari si lancia verso l'area biancorossa con Fortunato che si oppone alla sua prima conclusione, ma che nulla può sul secondo tiro in porta che vale 4-0 per il Venezia. Al 42esimo Packer cerca il gol della bandiera su punizione, ma Vicario glielo nega con bravura. Finisce 4-0 per il Venezia, che elimina i biancorossi dalla Coppa Italia Lega Pro. Sabato al Penso di Venezia, la sfida bis fra le due squadre, la più importante perché mette in palio punti pesanti in campionato.